A Piani di Falerone siamo con il signor Emanuele Di Paolo Antonio, in qualità di assistente allenatore della Sutor Montegranaro. Allora, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, come va questa Sutor quest'anno? Come siamo messi? Ma diciamo che siamo in linea con le aspettative. L'obiettivo è la salvezza. Abbiamo attraversato un momento un po' particolare con 4 sconfitte consecutive nonostante le buone gare. Adesso veniamo dalla vittoria di Venezia e siamo in ripresa. La prestazione della sua squadra? Ma a Venezia abbiamo giocato sicuramente una partita di qualità, i frutti del lavoro in palestra si sono visti e adesso dobbiamo ottenere una vittoria in casa per sbloccarci anche ad Ancona. 6 partite disputate, quante vinte e quante perse? Abbiamo 2 vittorie e 4 sconfitte, il vero neo, la vera pecca è che ancora non riusciamo a ottenere una vittoria tra le mura casalinghe e stiamo lavorando per coglierla già domenica contro Reggio Emilia. Prossima partita contro? Reggio Emilia in casa domenica alle 18:15 ad Ancona, al Pala Rossini. Conosci i punti deboli di forza della squadra avversaria? Sì, sicuramente la stiamo già studiando da qualche tempo, sono una neopromossa che però ha aggiunto giocatori di qualità, hanno sicuramente un pacchetto di stranieri che gli dà garanzie, Taylor lo hanno confermato lo scorso anno, è un ottimo giocatore, hanno dei lunghi solidi come l'ex Montegranaro Antonutti che gioca da 4, Filloi, Brunner, sono tutti ex della Sutor, sono una squadra costruita per fare bene. Ma noi vogliamo fare altrettanto. Oggi si trova a Piani di Falerone, in una palestra qui della scuola media dovrebbe essere. Ha portato 2 giocatori. Sì, sono venuto ad accompagnare Kyle Johnson e Roland Freimanis per questa bella iniziativa, per incontrare i ragazzi, è sempre un piacere partecipare a queste occasioni. Poi eventualmente le diremo 2 parole ai vostri giocatori. Certamente. E in bocca al lupo per la prossima partita. Crepi, grazie mille e buon lavoro a voi.